Mario Fortunato si trova lì in Lombardia in queste ore. Come si sta vivendo questo momento di incertezza? Chiaramente la situazione non è facile. E io non mi trovo proprio esattamente nella zona rossa perché sono in provincia di Monza, in Brianza, ma non è neanche molto. Abbiamo trovato i centri commerciali completamente vuoti, non c'era neanche il pane, la farina. Cioè, poco fa sono passato in macchina da un grosso centro commerciale e ho potuto vedere che evidentemente erano arrivati gli approvvigionamenti, c'era una fila incredibile, che c'è stata una corsa all'approvvigionamento, e questo penso che sia sbagliato. Meno egoismo farebbe un bene a tutti quanti. Dicevo, altra cosa che fa impressione sono proprio le strade. Questa mattina una delle arterie principali che da Milano va verso Lecco, una strada normalmente affollatissima, era praticamente vuota e si viaggiava liberamente, insomma. Quando sono giunto a Carnate, il paese dove abitiamo, che è una cittadina abbastanza grande, i parcheggi sono pieni, insomma, quando a quest'ora sono notoriamente vuote perché la gente è andata a lavorare. Le università, le scuole, gli asilo e le scuole primarie sono praticamente chiuse. I miei figli che lavorano all'università gli hanno dato la possibilità di poter lavorare da casa. E qual è la situazione dei tanti meridionali che vivono e lavorano al nord, che magari sono abituati a venire al sud? E noi si spera che magari la situazione si risolva molto prima, e che ancora non c'è proprio questa preoccupazione di pensare magari se per Pasqua o se per l'estate si possa scendere. Io ho programmato che di scendere con la famiglia per Pasqua e mi auguro che possiamo scendere e stare e che la situazione a quel punto sia già risolta, insomma. Ancora per fortuna non c'è questa paura, insomma. Speriamo che non arrivi mai, insomma.